Come si fanno i famosi, famosissimi vignè di San Giuseppe. Vogliamo seguirla? Andiamo. Tipico dolce della tradizione romana, il vignè di San Giuseppe invade le nostre tavole il 19 marzo e siamo venuti in un forno romano per scoprirne ogni segreto, insieme a un giovane pasticcere, il signor albanese Adriano. Ma che cosa serve per fare i vignè? Partiamo dalla farina, burro, zucchero e uova fresche. Ora gli ingredienti vengono miscelati, come, a che temperatura e per quanto tempo? Si inizia miscelando farina, burro e zucchero, dopodiché mescolando si aggiungono le uova, si porta tutto in ebollizione per circa 15-20 minuti. Gli ingredienti cotti vengono messi nella macchina impastatrice e poi sono pronti per essere stesi sulla teglia. Ma come si fa? Viene messo l'impasto in una sacca con un beccuccio rigato, viene fatto un piccolo cerchio. Detta così sembra semplice. Ma per fare quei riccioli così perfetti, chi lo può fare? Noi siamo fortunati che abbiamo il nostro maestro Roberto, che da circa 35-40 anni che fa questo mestiere, quindi per lui è facilissimo, ma per noi non tanto. La tradizione li vuole fritti, ma c'è anche una ricetta dietetica al forno. Sì, esistono anche quelli al forno, ma vanno per la maggiore quelli fritti, perché comunque sono più saporiti, più gustosi. E ora vi sfido a riconoscere il fritto da quello al forno. Che dici? Riusciranno? Sarà molto difficile. Proverò per voi.